Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi riparlo per un'altra volta, parlo del misto che combino di couscous, uova sode e pastone. Mi avete richiesto tecnicamente in tante occasioni, dicendo ma come fai, metti l'acqua calda, metti questo, metti quest'altro, nulla di tutto questo. Ora, oggi appunto questo video parlerà prevalentemente di come compongo il misto di couscous, uova sode e couscous, uova sode e appunto pastone secco e pastone morbido. Così cercherò di essere un po' più dettagliato in modo tale che voi abbiate le idee chiare. Andiamo a mostrarlo. Allora, nel mio caso ho messo un bicchiere e mezzo di couscous, poi metto un bicchiere di questo colmo, uno e mezzo anche in questo caso, mezzo, tre quarti, non è un problema, di acqua. Attenzione, la cosa fondamentale è che in questo momento io lascio stare almeno 10-12 minuti perché il couscous debba assorbire tutto quanto l'acqua e diventi uniforme, diventa quasi un unico pezzo, per poi far vedere in un secondo momento come lo preparo. Allora, tenuto 10 minuti in ammollo, il couscous ha assorbito tutta l'acqua e poi lo dobbiamo sgretolare tutto in modo tale che diventa tutto così, fatto di granelli. Ecco, perlomeno così lo faccio io. Tutti questi granelli e poi li vado a svuotare. Naturalmente abbiamo già visto le uova allevate a terra, quindi ti accorgi subito che sono uova allevate a terra, galline allevate a terra, perché il tuorlo è quasi completamente giallo, non è arancio. Quelle uova non vanno bene, almeno parliamo di canarini, di ipocromici, perché colorano. Invece in questo caso non abbiamo nessun tipo di problemi di colorazione. E mettiamo tutto assieme. Allora, il miscuglio è questo. Naturalmente io vado ad aggiungere pure quota parte di pastoncino misto secco e morbido, che è questo qui. Nel caso mio io faccio 4 mangiatoie colme di questo qua. Questo è un pastoncino misto morbido e secco che lo utilizzo appunto per il periodo della riproduzione. Ne metto 5, così oggi mangiano un po' tutti, anche non i piccoli. Naturalmente questo qua verrà amalgamato il tutto e diventerà un colore quasi uniforme.
diverso. Naturalmente, come in questo caso, abbiamo reso il miscuglio uniforme, un unico colore, e lo andiamo a somministrare. Sono circa le 13 e stamattina alle 5:30-6 ho somministrato i semi germogliati, che ora vado ad eliminare in questo momento, perché abbiamo superato le 5 ore, e quindi butto tutto quanto per somministrare ai piccoli il couscous, che rimarrà fino a domattina presto di nuovo alle 5. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio, siete sempre favolosi con i vostri complimenti che mi riempite di gioia, grazie, grazie veramente. Io laddove posso cercare di aiutare lo faccio senza nessun tipo di problema, e non è un problema per me, va benissimo, io quello che riesco a fare faccio. E vi ringrazio, buona giornata e naturalmente ci vediamo presto, ciao! Thank you.